Dove l'hai trovata questa sigla così bella? No, è casa di Matteo Ghione questa qui. Sì, una casetta, un'umile dimora dove passare questo periodo di quarantena, lontano da voi puzzolenti plebei. Hai scelto la dépendance? Sì, una dépendance, anche perché aprire la casa ufficiale mi costerebbe troppa fatica, avendo mandato in ferie tutta la servitù. Ciao Panermaschi, come stai? Bene, bene, grazie. Senti, quindi da lunedì vai a trovare un po' di cugini? Da lunedì andiamo a trovare un po' di cugini al 4, facciamo le altre certificazioni con i congiunti. Ok, con quattro cugini? Quattro cugini, no, sei cugini, uno per giorno fino a domenica. Anche tu, Elena, allora vai a trovare il fidanzato? Ragazzi, voglio fare un annuncio ufficiale. Sì? Io sto cercando un congiunto al mare, per cortesia. Casetta sul mare va bene anche vicina. Ma non sei già dal congiunto? Non sei già congiunta? Non vorrei parlare di questo argomento. Ma comunque, non è al mare. Non è al mare. Comunque adesso lo vorrei al mare, per favore, ragazzi, che ho bisogno di aria buona. Il famoso congiunto di villeggiatura, diciamo. Esattamente. Allora, scusami, a questo punto bisogna fare più congiunti, perché ci vuole la montagna, ci vuole il mare. Adesso in questo periodo qua, comunque, 3-4 congiunti te li devi trovare. Infatti è il mio momento. Senti, ma intanto ciao, ben arrivata Elena Helwig. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Andrea, ciao a tutti. Poi abbiamo Bruno, ciao Bruno Zucchetti. Tu hai già messo in fila i prossimi... Buongiorno ragazzi. Hai messo in fila le prossime congiunte da andare a trovare, vero? No, le faccio venire qua, le invito tutti. Palla di fieno. Io non mi muovo, le faccio venire qua. Poi, ciao Gigi, come stai? Occhio agli assembramenti però, Bruno. Gigi. Tutto rego. Ciao raga, tutto rego. Yeah, belli bastardi. Zio Billy. Zio Billy, mondo gattaccio. Senti, Porca paletta. Tu i congiunti li vai a vedere già questo fine settimana? Giusto? Cioè, a parte gli scherzi, i figli e la moglie, giusto? Gigi. Sì, sono tutti a Solaro, vicino a Saronno. Al mare, quindi? Sì, montagna. Va bene. Sono parcheggiati nella casa dei nonni. Ok, perfetto. Vuoi parcheggiare anche la tua, Elena, a casa dei nonni di Gigi? Potrebbe essere una buona idea, Gigi Rock. C'è un bel giardino. Non si sa mai che qualcuno ci stia davvero ascoltando. Parlerei un po' di Pamela adesso. Pamela. No. Così, perdon. Ami, facci vedere come saluti oggi la gente. Oggi ho la maglietta simpatica. Ciao. La scritta comunque. È un bel saluto comunque, Paolo. Guarda che la bisogna essere socievoli nel periodo della ricerca dei congiunti. Allora, Paolo, salutiamo invece che è tornato a trovarci Daniele Pasina. Ciao Dani. Ciao ragazzi, grazie per l'invito. Cos'è successo? Sì. Ecco, Dani, oggi c'hai incredibile, ma la connessione funziona. Sì, più o meno sì. A te ti sento abbastanza bene. E altri qualcuno ogni tanto sì, ogni tanto no, però vabbè, meglio dell'ultimo, diciamo. Senti, con Daniele oggi parliamo, tra l'altro, aspetta, salutiamo ovviamente anche il Matte Ghio, ciao Matte. Ciao a tutti, benvenuti, ciao ragazzi. Allora, Matte, vuoi prima dare un saluto a chi si è appena collegato? Ah, la grande, dai, allora, vediamo qua col mio grandissimo portatile. Allora, Yvette Cuffia, buongiorno. Annalisa Brocchi, ciao raga, bellissima la sigla, top. Beatrice Savio, come sempre. Annalisa Di Francesco, soprattutto, buongiorno la PA, mi dice. Maurizio Rigato, ciao ragazzi, mi mancano le poesie di Gigi Rock. E poi c'è Deborah che scrive ciao, con faccine, con cuori e emozioni. Molto bene. Allora, nel frattempo abbiamo perso Bruno Zucchetti, eccolo che è tornato. Daniele, perché l'abbiamo rinvitato oggi? Perché abbiamo capito che staremo in casa ancora qualche settimana e voglio dire, vogliamo dare qualche alternativa a chi a casa, per esempio la sera dopo cena, vuole prepararsi qualcosa da bere. Daniele, vi ricordo che è un titolare di bar molto molto bello, tra l'altro, che è un bar che spero di riuscire a farvi vedere, me lo dite voi
se si vede, attenzione, eccolo qua. Questo è, ecco, è sparito tutto un'altra volta, Zaccaro. Stiamo inquadrando lo schermo 2, ma non riesco più a tornare. Niente, proprio è così, vediamo di fare uno stop sharing. Eccoci qua, siamo tornati. No, proprio, ragazzi, oggi mi odia il computer, non so cosa gli ho fatto di male. Il famoso face block, che blocca tutte le tue iniziative. Daniele, sono pronto, le uova. Anch'io mi sono preparato, sono pronto. Gigi, ma anche le uova non le usiamo. Vai che sono pronto, con il caffè. Allora, Daniele, ho il seghetto dalla punta arrotondata. Oggi l'elemento, oggi l'elemento della cucina sarà l'aceto, ragazzi. Ce l'avete l'aceto a casa, dai, sì. Il cocktail all'aceto è buono. Aspetta, prima fammi dire intanto, Daniele dal Velvet Craft Bar di Monza, ed è conosciuto proprio perché lui prepara dei cocktail meravigliosi che adesso vediamo in puntata se riesco anche a farveli vedere, però ci sta dando una mano ad organizzarci. Settimana scorsa qual era la, avevamo preparato un, cos'era? Sour? Era un gin sour che, riassumendo velocemente, comprendeva come era fatto. No, guarda che te lo faccio dire, Gigi, diccelo tu, come era fatto il cocktail? Allora, c'era le uova, il guanciale, poi c'era lo shaker, però se non l'avete va bene anche un vasetto, così è uguale. Poi c'era un po' di concentrato di bolognese e un po' di GNP. Che schifo. Due dosi di GNP. Hai dimenticato l'olio dell'alfa. Ma tu l'hai provato, Gigi, il cocktail? Certo che l'ho provato. Com'è andata? Non si è ancora ripreso. È venuta tipo una besciamella, una roba del genere. Ti hai condito la lasagna e via. Molto bene. Daniele, sono un tuo fan. Grazie. Guardate. Perché l'ho visto anche oggi. Max. Questo è il mio cocktail. Il mio cocktail è venuto dopo lo shakerato, è venuto così. Comunque, ragazzi, un'anticipazione, visto che ne stavamo parlando con Andrea, la prossima volta procuratevi il formaggio, perché faremo un drink col formaggio, va benissimo il Philadelphia. Ah, ok. Gigi, va bene, Gigi. Gigi, c'è il Philadelphia? C'ho il galbanino, è uguale? Ti vuole un formaggio spalmabile. Va bene anche lo Zola, però, se ti piace anche questo. Ah, un po'... Lo Zola, ce l'ho... Cioè, ok. Però la prossima volta. Aspetta che guardo. Allora, mentre Gigi va a guardare, che dite, ci guardiamo invece il diario di Roberto Ciuffoli, Max? Ci guardiamo, ma certo, anche sono qua apposta, abbi pazienza. Cioè, non è che... Siamo pronti? Aspetta, vai, quando vuoi. Aspetta che qua, facendo il cretino con gli schermi, ho fatto un disastro. No, guardiamo, Roberto Ciuffoli dice che due punti. Caro diario, siamo al 49esimo giorno di reclusione casalinga. Il mio gatto oggi mi ha illustrato il teorema del cane. Se vuoi girare indisturbato, fai cagate e ti considerano. Nel dubbio, corri. Secondo Trump, anche il governatore dello stato di New York dovrebbe suggerire di fare iniezioni di disinfettante per combattere questa peste. Il New York Times titola «Quel lago nel braccio di Cuomo». Boh. Ormai non abbiamo più dubbi. Quando in Italia senti dire ricrescita, si parla solo di parrucchieri. Impossibili da trovare le mascherine Conte da 50 centesimi. Palazzo Chigi propone tatuaggi di mascherine a 1,20 euro. Il mio vicino oggi ha confessato a Franceschini che esistono gli attori. Il ministro è rimasto senza parole. Soddisfazione alla Protezione Civile. Borrelli dichiara che in un'emergenza è come in Formula 1. Si va veloci, si corrono rischi, ma non si può rallentare. E noi siamo sempre stati in pole position. Bravo. Normative complicate. Dal 4 maggio la Botteri può circolare da un comune all'altro. I suoi capelli no. La dottoressa Capo e il pipistrello si dichiarano congiunti. Speriamo bene. Speriamo bene.
Va bene, grazie Roberto Ciufoli che tutti i giorni quasi ci manda questo bellissimo diario da mettere in onda. E a questo punto poi nella puntata vi dico anche, prima di andare proprio a parlare di cocktail, che con Pamela abbiamo visto partecipare a un progetto bellissimo, tra l'altro con un nome meraviglioso, vero Paloma? Esatto, sono stata... Allora, cos'è che è il fonico che abbiamo conosciuto 2 anni fa a Chia? Ci siamo risentiti in questi giorni di quarantena, mi fa, sai, sto facendo, tra l'altro che saluto perché ci sta seguendo, e mi ha detto, sai, sto facendo questa cosa con tutti gli amici musicisti, e il messaggio è proprio quello di dare un po' di speranza, un po' di felicità, 4 minuti di allegria. Che va? Che fai? Partecipi? Certo! Allora mi ha mandato le tracce, mi ha mandato tutto quanto, ho registrato alla meglio, insomma, come posso, e è uscito una roba bellissima. E sono stata citata come Paloma da Roma. Paloma, perché Paloma? Ma perché, cioè, gli hai detto tu di chiamarti Paloma? Credo, adesso lo chiediamo direttamente a lui, ma credo che sia la traduzione di Pamela, forse, in spagnolo, non lo so. Pamela è già un nome abbastanza spagnoleggiante. È già no? Pamela. Non lo so, Paloma, è partito un Paloma. Paloma, attenzione Paloma. Maledetto correttore, questi nove. Esatto, maledetto. Il nome, Pamela. Non capisco, è andato via tutto il Pamela. No, non ci capisce niente. Ha detto Paloma e mettiamo Paloma, così è andata di sicuro. È andata così, è colpa di internet. Allora, intanto, Paloma Maschi. Tu ce l'hai, l'hai ricevuto, Max, hai ricevuto il file di Paloma, Pamela? Ah, me l'hai spedito? No, infatti stavo dicendo proprio per quello. Siccome non posso metterlo io da qui, Paloma, lo manderesti tu anche WhatsApp al buon Max? Sì, grazie, se lo gira subito. Siete molto gentili. Qua la regia piange di contenuti, insomma. questo è il bello della diretta. Una vera e propria diretta. Guarda, non vedevi l'ora di dirlo. È un mese che cerco di dirlo. Cari amici vicini e lontani. Matteghione, cantaci qualcosa, dai. Vabbè, non è che adesso tappo i buchi perché non funziona niente. No, ho capito, consigli per gli acquisti non ce li abbiamo. A parte che tappi i buchi a prescindere, Matteghione. Quindi cantaci. È la tua specialità. Te l'ho messa lì, ok. L'hai servita. Gol! Allora, siccome abbiamo sempre bisogno di appoggiarci a qualcuno, e appoggiarci è il to lean in inglese, e l'alcol è qualcosa o qualcuno su cui ci appoggiamo nei momenti difficili. Quindi c'è un pezzo di Bill Withers che è Lean on Me, che parla dell'amicizia, ma che io oggi dedico allo spirito, al vinello. E là. Sometimes in my life we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, I'll be your friend, I'll help to carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I have things I need to borrow. Till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem when you need a hand. We all need somebody to lean on. Lean on me. Lean on me. Yeah. Matte, ma che bravo. Bravo, Matte. Ho chiuso tutto. No, ma bellissimo. Allora, vorrei chiedere di Torino, qualcuno verso Lino.
Mi sfugge l'autore di questa canzone. Bill Withers, lo stesso di No Sunshine, lo stesso di Jesus. Ah, Tua. Sempre lui. Compianto più. Sì, sì, è uno dei nostri, esatto, è uno dei nostri papà musicali nel mondo del sole, ed è morto poco fa. Ed è, cioè, poco fa. Ho sentito. Senti invece, Elena, torniamo a bomba sull'argomento di oggi. Tu, come diciamo, che uso ne fai, cioè come li inquadri i cocktail? Ti aiutano a esprimerti meglio magari prima di andare sul palco? Non bevi mai prima di cantare? Bevi solo a casa? Perché ridi già? No, niente, no, mi fa piacere che tu mi abbia rivolto questa domanda, caro Andre. Ma no! Ma non l'ho fatto apposta, Elena, nel senso l'ho detto così proprio per dire. No, beh, insomma, con moderazione, quando si fa musica, si crea, si scrive, si canta, ci sta. Un bel gin tonichino. Dico bene, Dani? Sì, scusa, non ti ho sentito benissimo. Siamo tutti. Ho detto un bel gin tonichino con quel gin lì che c'hai tu. La gintoneria. Non so niente. Perfetto. Quello del rosmarino. Esatto. Bene, comunque. Sì, esatto. Benissimo. Allora, giusto, bene, facciamoci consigliare perché qui rosmarino ce l'ho, Dani. No, ma non serve oggi il rosmarino. Ah no, niente, allora tanto prende. È già aromatizzato di suo, potete usare qualsiasi gin. Poi il rosmarino fa niente. Scusami, Dani, però ti voglio chiedere questa cosa. Allora, tu in questo momento sei un po' come il dottore che deve dirci, non so, siccome qua siamo varie tipologie, no? Alcuni, qualcuno piace di più il rum, qualcuno è per il gin, qualcuno come Gigi va bene tutto, Zaccaro è Sambuca, la Pami è acqua minerale, Bruno Zucchetti credo di averlo visto bere una volta nella sua vita. Arancata. Neanche, poi si è frizzato. No, no, me... In realtà io sono amante di poche cose. Sai cosa mi piace? Io lo so. Il rum Don Papa col cioccolato. Questo è vero, il Don Papa col cioccolato che ho visto anche quest'estate tante volte, ma ti dico anche che tu sei diventato un amante del Virgin Mojito, per esempio, come me. C'è Bruno... È vero, colpa tua. Bruno in questo momento è come da caro ieri. Ah, esatto. Allora, sei un po' come il dottore, giusto? Allora, se devi consigliare qualcosa, diciamo, uno deve salire sul palco, è pronto per salire, però magari ha bisogno... Sto parlando con me? No, sto parlando con col muro qua dietro. Uno deve... Ok, vai. Uno, stavo parlando con il Pasqua. Se guardo te, parlo con te, non è che parlo con qualcun altro. Allora. Se guardo te non è male in chat con 10 schermi. Se guardo te, esatto. Se guardo te, sono bugiarda. Raga, siamo in un momento di crisi, voi da casa. Inviateci delle donazioni. Sì, c'è una donazione. Ma nessuno ha bevuto tra l'altro. Alcolica, donazione alcolica ovviamente per essere in tema. O di congiunti per lei. Allora, Dani, no, a parte gli scherzi, voglio chiederti questo. Tu, diciamo... cosa consiglieresti? Una cosa magari non troppo forte da poter bere prima di andare a esibirsi? Cos'è? Una cosa che... Cioè, un drink prima di salire su un palco, diciamo? Sì. Sì. Sicuramente qualcosa di soft, non troppo pesante. E starei su un daiquiri, un punch comunque, roba fresca, base, con una base alcolica... è addizionata da zuccheri e limone. Ok. Bella idea. Bella, vedi subito Elena sta prendendo appunti. È fresco, bel daiquiri. È fresco, un margarita, un daiquiri, un tea punch, questi drink qua che rimangono piuttosto freschi. Scusa, e invece, allora, facciamo le varie situazioni. Lo spettacolo è andato proprio di merda. Okay. Cosa ti prendi? Vale tutto, lì vale tutto. Una cosa che ti faccio dimenticare, io proporrei un old fashion che è praticamente whisky puro, praticamente. Un'aggiunta di angostura e poco zucchero. Okay. Che rimane bello corposo.
Okay. Diciamo che Sorti ha già dimenticato tutta la serata che è andata male. Ok. Allora. Poi invece, serata quelle che tripudio, festa, subito dopo cosa si beve per festeggiare? Allora, a parte il fatto che è molto soggettivo, dipende dalla persona. È ovvio, lo sappiamo, ma tu sei un po' come il dottore, devi dircelo. Sei come i virologi di oggi, tutti hanno la propria idea, però tu sei il nostro Burioni, diciamo. Punterei, anche in quel caso, punterei, parlo in gergo tecnico, con un Collins, che sono comunque bevande... Aspetta, fermati, fermati, fermati. Non era un cane? Cos'è il Collins, Gigi? Mi sembra un cane, non è Leslie, quello lì della serie. Non era un Collins? Un Collins? Collins. I can feel it all in the air at night. Collins. All night. Dani, dai, a parte gli scherzi. Vabbè, un Collins potrebbe essere anche tipo un mojito, ad esempio. Quindi dove c'è comunque aggiunta di acqua, soda e via e quant'altro. Ah, ok. Il Border Collins, diciamo. Collins, dove la ricetta prevede gin, zucchero, limone e soda. Questa è la base, ovviamente. Poi ci puoi lavorare sopra. Se non ti piace la soda, ci metti la ginger beer. Non ti piace la ginger beer, metti la tonica, insomma, puoi variare tu comunque alla fine. Scusa, per Zaccaro, c'è... metti la vodka e via dicendo. E per Zaccaro, Daniele, c'è qualche cocktail a base Sambuca? No, a base Sambuca io mi rifiuto di fare qualsiasi drink a base Sambuca. Perché è così buona. Perché la Sambuca non si tocca. La Sambuca è intoccabile, purtroppo non si può. Non si può artefare. Allora, invece io so che Matteo, ma allora Matte non è un grande consumatore di alcol, veramente, ve lo giuro, però ogni tanto lo vedo bere un pochino di whisky, è vero? Matteo? Whisky, sì, sì. A me non sono un patito dei cocktail, però mi piace il whisky, il vino buono e la birra magari artigianale. E il whiskino con un po' di cioccolato, Dani, me lo servono spesso quindi, con un pochino di cioccolato. Stai parlando non di un torbato, ti piacciono i whisky tipo i bourbon a te? Sì, aspetta, mi piacciono i bourbon. Aspetta, scusami. Aspettate, Gigi, che differenza c'è tra un bourbon e un torbato? C'è poca differenza. No, c'è molta differenza. Molta? Avevi il 50%, molta. Gigi, avevi il 50%, è andata così. Sinceramente, è una pelo lungo, quando c'è da bere bevo tutto, non guardo in faccia nessuno. Non chiedo neanche cos'è, bevo e basta, non mischio, faccio tutto. Dani, allora Dani, Gigi, a me... sì, fondamentalmente, vai. Fondamentalmente i torbati sono quelli che risultano un po' affumicati. È presente che quando li bevi hanno quella affumicatura, che ti lasciano la affumicatura. Quelli sono torbati, sono quasi sempre single malt, ok? Perché sono amante della Froig, va bene? La Froig sì, è un torbato, bello affumicato, buono. È singola malta la Froig, a malta, proprio quando va a malta... giusto? Va bene anche per la muratura, no? Mi sembra. Esatto. Allora, intanto Zac, sei riuscito a scaricare il contenuto di Pami? Allora, ce l'andiamo a vedere. Guardate cosa ha realizzato la nostra Palomona. Ok? Se hay en tus ojos con solo mirar estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede. Quitarse los miedos, salir.
darse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma baila por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, a pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Che bel progetto, che cos'è questa cosa? Vuoi raccontarcela un po'? Sì, dicevo, è un pezzo, in realtà in Spagna è molto famoso, io non lo conoscevo, me l'ha fatto conoscere Cos'è, che è appunto il fonico che in realtà ci ha messo in mezzo tutti quanti, che salutiamo, che ci sta scrivendo, che mi ha appena scritto, no, me lo potevi scrivere che avevo scritto Paloma e non Pomela! Ah, ecco allora! Ma perché lui ti vede come una paloma, capito? Probabilmente. Quindi, no, niente, ha messo insieme tutti questi musicisti, tutti questi cantanti, e è uscita una roba molto carina. Poi in realtà il messaggio è molto bello, è proprio fresco. Bravo, Cos'è, bravo, mi ha fatto venire la pelle d'oca in un paio di punti. Devo dire la verità, io la mia solita tenda arancione, ci siamo messi là e abbiamo lavorato un pochino, mi sono divertita, un bel brano. Esatto. Se posso fare l'unico appunto, potevi togliere il microfono dalla bocca, almeno ti si vedeva in viso. Tu hai ragione, è vero, ci ho pensato dopo. Bravo Max! Il secondo appunto è, quanto sono bianca? Me lo siete chiesto anche voi? Io sono l'ultima donna, sono bianca forte. Dove? Ci siamo messi là? Era un pochino. Qualcuno ha la diretta aperta, vabbè. Qualcuno la diretta aperta, ha alzato il volume, ok. Allora, intanto, no Pami, veramente complimenti. A questa qua la chat è esplosa dopo questo video, ragazzi. La chat è meraviglioso. Sì. Andatelo a cercare a questo punto perché ne vale la pena. Come si intitola? Ridillo Pamela, come si intitola la canzone? Si chiama Color e Speranza. Allora, in realtà è Speranza, ma non lo so pronunciare bene. Quindi pulisco lo schermo. Aspetta, che pulisco lo schermo, Pami, che mi è arrivato esatto. Un. Ecco.
E lo trovate, in realtà l'ha pubblicato José, io l'ho ricondiviso, quindi si trova sulla mia pagina. Sulla pagina di Pamela Massi potete trovarlo, giusto Pami? Yes, esatto. Così facciamo un po' di pubblicità, mi sembra veramente bellissimo questo pezzo, una bellissima iniziativa. Allora, a questo punto andiamo... Elena, cosa ti regali tu? In che senso, Max? No, niente, artisticamente parlando, niente di... Dai, ciappa sulla chitarra. Ma io non, sui cocktail non sono preparata. No, fa niente, ma... Non sono più da Barbera. Sei più e da questo Barbera. È un bel assist, caro Max, per te. Avete la voglia. Ma facci un pezzo a cappella, Ele. Allora, ragazzi, Barbera, champagne. Stasera vediamo, per colpa del tuo amor, per colpa del mio, ai nostri dolor, insieme brindiamo col mio bicchiere di Barbera, col tuo bicchiere di champagne, zazza. Yeah! Bomba! Oppi! Bravissima. Allora, no, grande Ele. Poi Ele, ragazzi, dalla prossima settimana c'ho la mia tastiera, perché sarò nella mia casina, come abbiamo già detto, vi suonerò e vi canterò seria. Oh, grazie. Ma mai, scusa, non ci ricordiamo perché sarai nella tua casina. Così è, giusto per girare il dito proprio nella piaga. Allora, ci siamo, Daniele. A questo punto vediamo il cocktail che ci ha preparato Dani. Avete gli ingredienti pronti? Io mi sono portato la Sprite. Aspetta, mi sono portato. Ok. Sono pronto per tagliare. Cos'è? Devo tagliare il limone. Ok. Gigi, c'hai tutto? Gigi, sei in muto, aspetta. Sei in muto. Allora, Gigi, dicevo, cosa hai preparato tu? Niente, c'ho le acciughe. C'ho un ragù alla bolognese di quelli già pronti. Allora, facciamo che la prossima volta mi date i vostri ingredienti e io faccio il drink in base ai vostri gusti. MacGyver. Perché così su due piedi non riesco a soddisfarvi con la passata. No, allora, attenzione, vediamo Dani cosa ci ha preparato per oggi. Vai, Dani. Allora, io avevo pensato a un drink che ci riporta un po' sulle spiagge estive, quindi qualcosa di fresco. Utilizzerò, come quindi sempre... Qualcosa che potremo bere insieme quest'estate. Esatto. Allora, utilizzerò sempre questo, il mio gin, che ho usato anche l'ultima volta, perché a me piace molto il gin, quindi gin. Avremo la marmellata, che in questo caso la mia è una marmellata di zenzero e limone. Ok? Poi andrò ad utilizzare dello zucchero di canna, succo di limone, e aceto e ginger beer. Allora, aspettate, c'è un frutti di bosco, è uguale? Marmellata va bene, qualsiasi marmellata. Ok, allora uso questa. Perfetto. Allora, andiamo a prendere il nostro shaker. Andrea, a noi ci piace, dove c'è il ginger beer ci piace tutto. Il nostro barattolino delle conserve che farà da shaker, ok? Ci piace tutto. Andiamo a mettere 2 cucchiai di zucchero di canna. Ok? Mi stai facendo, vero? La canna ce l'ho, mi manca lo zucchero. Va bene anche lo zucchero bianco normale. Ok. Poi 2 generosi spoon di marmellata, così. Ok? Com'era? Allora, zucchero di canna, 2 spoon. No, si ricomincia, aspetta, prendi nota. Guarda la replica. Molto piano, ok? Ok, vai. Prendete il vostro shaker, mettiamo 2 cucchiai, ok? Cucchiaini da cappuccio, diciamo, di zucchero di canna, 2 abbondanti cucchiai di marmellata, usate quella che volete, io sto usando zenzero e limone, perché mi piace anche la parte un po' piccantina, diciamo. Io frutti di bosco, ho detto. Va benissimo anche quello. Poi mettiamo
prendiamo il nostro bicchierino che ci farà da misurino, ok? Che è la tazzina, quella del caffè, e mettiamo un terzo di limone, ok? Ci sei, Gigi? Sì. Scusa, quanto zucchero di canna? Due o tre? Non mi ricordo. Tre. Tre. Okay. Due. Due, due. Ok. No, 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 no. Allora, no, a posto così. Io sto usando aceto di mele. Ok? Io GNP è uguale, non ne ho aceto. Cos'è che è? GNP. Allora, metti dopo, quella è la base alcolica, la mettiamo dopo. Ah, ok. Ma l'insalata non la condisci, Gigi? Aspetta che lo prendo. Allora, se volete in alternativa, allora, è andato a prendere il salame, cosa è andato a prendere? Aceto bianco, ok. Ok. Okay. Quindi abbiamo messo un terzo di tazzina di succo di limone e andremo ad aggiungere, facciamo un cucchiaio di aceto, ok? Non allora, è troppo, Dani. Aceto. Io sto usando aceto di mele. Ci siete? Sì. Vai, vai, Dani, poi. Ok. Con questo praticamente otteniamo uno shrub, che è una bibita, una bevanda antichissima che facevano gli orientali, ok? Noi adesso lo andremo a addizionare con ovviamente dell'alcol. Daniele, che è la cosa hai che detto c'è. Uno scrub? Quello che si fa? Prima uno shrub. Shrub. Quello per pulirsi la pelle? Shrub. Non ho capito, uno shrub. Anch'io. Io avevo capito uno scrub. Cerchiamo di scomporre un pochino la marmellata insieme all'aceto e allo zucchero e al limone. Dopodiché andremo ad aggiungere la nostra parte al corpo. Andiamo cosa? A tre quarti. Aspetta, dai, facciamo la seconda parte, la facciamo domani? Aspetta, attenzione. Tre quarti di gin. In alternativa potete usare anche della vodka o se l'avete del rum bianco. Anche okay? Il GDP va bene, Gigi. Va bene, va bene. Allora, ce l'ho la vodka. Ok. Quindi, poi. Avete messo tutto? Ci siete? Sì. Allora, chiaramente io ancora oggi non ho il ghiaccio, però fa niente. A questo punto andrebbe messo del ghiaccio nel nostro shaker. Chiudiamo e andiamo a shakerare. Tiriamo abbastanza bene, dopodiché ci facciamo aiutare da un colino, perché ci saranno delle parti organiche, quelle che sono poi dentro la marmellata, che non andrebbero nel drink, quindi utilizziamo un colino da cucina, ok, e andiamo a filtrare il nostro drink. Io sto usando questa tazzina perché mi piace tanto. Tanto il drink in sé, se avete messo il ghiaccio qua dentro, sarà già freddo di suo. Quindi andiamo a mettere in questa tazzina. Ok. Dopodiché metteremo per esaltare. Stai dormendo, Max? Max, svegliati, porco due. Va bene. Dopodiché andremo a fare un top con della ginger beer. La ginger beer la trovate in Alessandria. Non è difficile da reperire. La ginger beer. Sì, se specifica la Seven Tree, che è la migliore. Fever Tree. Se avete la Fever Tree, anche meglio. Io questo è il cocktail Tafazzi. Utilizzo questo. E andiamo a colmare praticamente il nostro drink con della ginger beer, che esalterà comunque il sapore di zenzero. E qui è tutto. Il mio drink è finito. Grande, Dani. Yeah! Bravo, grazie Dani per la simpatia anche, perché so che accetti volentieri. Perché noi siamo delle bestie più che altro. Esatto. Non è il... Gigi, come ti è venuto il cocktail? Perfetto, l'ho già bevuto. Allora, no. Io però io ho fatto tutto, ma mi è venuta una sambuca con l'antitaccheggio. Sì. Dani, a me è venuto perfetto. Troppo corto. È impossibile, l'hai messo il gin? Sì, ne ho messo due dosi. Due dosi. Fammi vedere come ti è venuto.
Aspetta che l'ho messo nel lavandino il... Intanto c'è uno screenshot di Bruno Zucchetti su YouPorn. Ma non si vede nella tazza. Comunque. Come? Non ci caga mai Bruno. No, però c'è. Sappiamo che c'è. Mette serenità. Chi è che lo dice? Bruno c'è. Buono. Bruno lo vedete frizzato là sotto, ma nel frattempo sta... No, non sembra, ma... No, sta scrivendo alle sue congiunte. Un sacco di lavoro da fare, ragazzi. Un sacco di lavoro da fare. Sta scrivendo alle congiunte. No, guarda. Sei frizzato, guarda. Sei frizzato, Bruno. Senti? Si sente. Come mai? Allora, oggi vi voglio proporre un pezzo un po' melodico, d'accordo? Giusto perché quello che fai quando bevi i cocktail di Daniele, diciamo. Ok? Che accompagna il momento di cocktail di Daniele e fa più o meno così. It's a little bit funny, this feeling inside, another one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potion in a traveling show. No, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It's not a quiet, simple, but now that song. I hope you don't mind. Then I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Yeah, che pezzone. Ma allora, perché penso che siamo quasi vicino alla chiusura, qua la chat è impazzita e tantissimi reclamano di essere salutati e vogliono farvi complimenti. Quindi, vai. Leggi un po' di commenti anche. Stevi dice, come? Leggi anche qualcuno dei commenti. Esatto, Stevi dice, il vinello è finito ed è un problema durante la quarantena, se non mi salutate non vi seguo più, quindi ciao Stevi. Ciao Stevi. Ciao. So che ha finito le scorte di vino, poverino, ha dato Stevie, fondo anche alla cantina. Numero uno, Stevi. Ariana Galli, cosa dire, Daniele il Magnifico, Aldo Scilingo, ciao Pamela, Debora dice Bono, penso che sia riferito al cocktail, Tiziana Monguzzi, grande mate, sia il vinello. Maurizio Rigatto ancora avanti e Sonica Sonny, ciao con le K, tantissimi. Davide Pasquali che ci saluta ancora, manda tantissimi messaggi, la Super Bea, Beatrice Savio, poi tantissimi dicono io mi scaldo, no tantissimi, Debora dice io mi scaldo la voce prima di cantare con una bella grappetta. Sì, ma la Debora è veneta, la Debora Beba è veneta. Siete noi altri, insomma, no? Che se beve la grappetta prima di cantare. È un casino, no, ma è un casino perché fare la gara con i veneti è un disastro, Max. È vero. Esatto, io sono in parte veneto. Sei? Quindi, insomma, sono in parte veneto e in parte lucano. Wow. In parte. Quindi, diciamo che la commissione in parte perché avevo da parte di madre sono veneto e da parte di padre sono lucano, quindi mi ritrovo con l'amaro del capo da una parte e con la grappa dall'altra, quindi non mi salverò mai. Gigi, ci vuoi? Allora, siamo praticamente in chiusura, ragazzi. Io direi intanto ringraziamo Bruno Zucchetti, grazie. Ciao Bruno. Oggi ci è come ieri, ragazzi. Tutto il giorno che è frizzato. Ciao.
Esatto, si sente solo la voce. Esatto. Secondo me è un fermo immagine e lui è da un'altra parte. Sì, esatto, a farsi cazzi suoi. Dai congiunti, dai congiunti. Lui mette foto ma è dai congiunti. Esatto. Poi salutiamo Matte, io. Ciao Matte, grazie. Ciao, sto facendo una foto dello schermo da mandare a Bruno, perché fra l'altro è bellissimo, sembra un politico. Cioè, sembra in campagna elettorale. Ciao Andrea, ciao Matteo, ciao Marco. Ciao, 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 ciao. Complimento. Poi salutiamo grande Matteghione, poi la Elena Helwig, grazie Elena, torna a trovarci ovviamente tutte le volte che vuoi, che è anche un gran bel vedere, giusto Gigi, cosa dici? Bellissima, sei bellissima. Ce ne fossero anche lui. Ce ne sarebbero. Poi la Pami Massi, ciao Pami, grazie. Anche complimenti ancora per il progetto, insomma, speriamo che porti un po' di allegria, come dicevamo in puntata, perché anche in Spagna mi sembra che un po' ne hanno bisogno ultimamente, come noi. Salutiamo Max Zaccaro, ciao Max. Eccoci qua. E poi vorrei ringraziare Daniele Pasina. Dani, grazie per essere con noi, anche perché... No, ragazzi, grazie a voi. Grazie per Dani. Esatto. Vi invito la prossima volta, procuratevi il caffè già fatto magari e del formaggio spalmabile, tipo filadelfo. Okay. Va bene. Un momento interessante. E poi salutiamo e facciamo concludere la puntata oggi con un pezzo di Gigi Rock. Un pezzo o una poesia? Una poesia, un pezzo uguale. Cioè, se hai un pezzo va bene anche il pezzo. Se la poesia. La poesia si intitola La mia mamma. La mia mamma è la regina del focolare sul quinto chilometro della statale. Basta. Sto scherzando, c'ha 90 anni mia mamma. Nel frattempo Bruno Zucchetti è calcificato. Vi saluta la cica, ragazzi, vi saluta la cica. Non la vediamo. Un ventriloquo, un ventriloquo. Un genio. Adesso che la musica è finita, penso che sarà il prossimo impiego, il ventriloquo. Gigi, ne hai un'altra? Guarda, volevo fare un omaggio al grande Friccantoni. Ne ho una bellissima, se la trovo. Allora. Non la trovo. Cazzo, avevo messo la penna. Ho messo la penna, poi l'hai usata per mescolare il cocktail. Ah, ecco, questa qui, un omaggio. Fa così, se sei ricco, se sei cieco, ridi con la bocca. Se sei muto, ridi con gli occhi. Se sei cieco e muto, c'è ben poco da ridere. Proporrei una chiusura in freeze in memoria del buon vecchio Bruno che c'è rimasto. Va bene, tutti ragazzi. Con la nostra mano sinistra salutiamo così. Ciao ragazzi. Va bene, ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo domani, salutiamo anche e ricordiamo intanto intorno alle 14, poi questi giorni stiamo riscontrando qualche leggero problema di trasmissione, ma alle 14 sulla pagina di Zuraski Band e la puntata la ritrasmetteremo. Volevo ringraziare e salutare tutti gli amici di Brixia Channel che oggi ci stanno ritrasmettendo dal vivo. Ciao ragazzi, benvenuti, Forza Brescia. E grazie ovviamente a Sassà Massarelli e a Francesco che ci stanno ritrasmettendo in questo momento. E vai, chiudi il schiaffo. Vai, basta, casino. Tanto per cantare, mettendo un briciolo nel cuore. Tanto per cantare, perché nel petto mi si nasca un fiore. Che mariposa è il mio vivo amore, che mariposa arriva dentro. Allora chiudi però. Aspetta, siamo ancora in diretta, ragazzi, siamo ancora in diretta. Ciao, a domani. Ciao. Nel continente nero.